Nato e cresciuto calcisticamente a Bari, regala il gol vittoria alla sua Ternana, alla Ternana di Cristiano Lucarelli. Il gol di Anthony Partipilo regala una vittoria ritrovata, 3 punti importantissimi alle Fere, alla Ternana di Cristiano Lucarelli. Cade invece dopo 7 risultati utili consecutivi, il Bari, la Bari di Michele Mignani. Una sconfitta che purtroppo rallenta la corsa promozione, la corsa verso il sogno chiamato Serie A, questo duello a tre insieme al Genoa di Alberto Gilardino e al Südtirol che dopo questa 30ª giornata, l'11ª giornata del girone di ritorno, la formazione di Pierpaolo Bisoli è la nuova terza forza del campionato, a meno 5 dal Grifone. Torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro. Nato e cresciuto calcisticamente proprio in quel di Bari, la sua città natale, a regalare quest'oggi, in quel del Libero Liberati, una vittoria ritrovata, una vittoria che mancava addirittura dallo scorso 28 gennaio, e la stessa data in cui il Bari aveva perso la sua ultima partita davanti ai propri tifosi in quel dello stadio San Nicola contro il Perugia di Fabrizio Castori. Dopo 3 pareggi e 4 sconfitte, 2 pareggi e una sconfitta, quella patita una settimana fa con il gol vittoria in quel del Luigi Ferraris firmato da Milan Badel, ragazzi, ritrova il successo, la formazione umbra, le Fere, la Ternana di Cristiano Lucarelli. Sono 3 punti che sicuramente alimentano le speranze playoff per la formazione umbra a quota 39 punti insieme in compagnia del Como di Moreno Longo, vera e propria rivelazione di questa parte di stagione dopo il successo 2-0 al Senigallia contro una diretta concorrente contro il Parma di Fabio Pecchia sabato pomeriggio. Questo, e ve lo annuncio in questo video, non sarà l'ultimo appuntamento sul canale, l'ultimo commento, l'ultima analisi di questa pazza, incredibile, bellissima, come sempre, 30ª giornata di campionato. Nelle prossime ore cercherò di portare altri contenuti di questa ultima giornata del nostro amato campionato cadetto, della nostra amata Serie B. Andiamo con l'analisi del match. Dicevamo comunque, per concludere la presentazione, questi 3 punti sicuramente alimentano le speranze playoff per la Ternana. A questo punto, a meno 3 dalla coppia formata da Regina e Palermo a quota 42 punti. Dall'altra parte invece una Bari che scivola al quarto posto a meno 1 dal Südtirol a 2 giornate dallo scontro diretto in quella del Druso di Bolzano contro la formazione di Pierpaolo Bisoli. La Bari che affronterà nella prima giornata del mese di aprile il Benevento al San Nicola, trasferta ostica invece in quella della Onlyfull Domus alla Sardegna Arena per la formazione altoatesina. Match che inizia con intanto qualche defezione da una parte e dall'altra per Cristiano Lucarelli, che deve fare a meno di Ghiringhelli e Defendi, dall'altra parte invece out di Cesare e Maiello, oltre anche agli infortunati Folorunshu e Setter. 4-3-1-2 per entrambi gli allenatori, per Lucarelli da una parte, per Mignani dall'altra. Il tentativo velleitario alto sopra la traversa con il destro al volo di Cassata al quarto e il primo squillo del match ci riprova con grande risposta, con anche grande comunque
e volontà, lo stesso Anthony Partipilo all'undicesimo, la risposta dell'ex Pro Patria Caprile, che anticipa anche il possibile tap-in dell'ex Salernitana Koulibaly, che però era in posizione comunque di offside. Risponde la formazione di Mignani al 18° con la palla in profondità di Maita per Ruben Botta, l'ex Inter, e Sanlorenzo, che ha vestito in Italia la maglia anche della San Benedettese, cerca il sinistro giro che però si spegne a lato. Passa la Ternana al 19° con un'azione corale, un'azione che prende proprio l'immagine del gioco di Cristiano Lucarelli. Azione corale, insistita, perfetta, palla a terra. È un piacere comunque vedere la Ternana giocare a calcio. Con la palla in profondità di Corrado per Faletti, che apre proprio, il proprio raggio di gioco sull'out di sinistra, dove è ben a posto Antonio Palumbo. Cross all'interno, nel cuore dell'area di rigore, velo di Koulibaly ad aprire il campo proprio al compagno di reparto Anthony Partipiro, che sfrutta l'errore difensivo di Ricci e batte Caprile per il gol del momentaneo, che poi sarà anche definitivo, 1-0. Sarà la terza sconfitta lontano il San Nicola per il Bari di Michele Mignani dopo i KO subiti lo scorso 22 ottobre in quella del Benito Stirpe, con il colpo di testa al photo finish di Gennaro Borelli a regalare 3 punti d'oro per il Frosinone di Fabio Grosso dopo la sconfitta nei primi giorni del 2023 del nuovo anno al Renzo Barbera, sempre nel finale colpo di testa di Ivan Marconi per il successo rosanero della Palermo di Eugenio Corini. 8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. Questo il resoconto della stagione lontano il San Nicola per la formazione di Michele Mignani, che è anche comunque quella che ottiene il maggior numero di risultati di punti in trasferta. E dal vantaggio di Anthony Partipilo a un gol comunque importantissimo per il figlio di Bari, che ritrova l'appuntamento con il gol che mancava da 15 giornate. Era lo scorso 26 novembre, l'ultima partita di Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana in quel dello stadio Romeo Ancoletani all'Arena Garibaldi contro il Pisa di Luca D'Angelo. Quindi si può assolutamente affermare che il ritorno in panchina di Lucarelli non è che abbia comunque fatto bene solamente alla squadra in sé, alla città, ai tifosi per un ritrovato entusiasmo, ma anche soprattutto a Anthony Partipiro, una comunque delle punte della Ternana di Cristiano Lucarelli, su cui è basato il gioco dell'ex attaccante del Livorno. Al 24° grande chance per Khedira sull'asse Maita per l'italo-marocchino, conclusione che però non colpisce lo specchio della porta. Arriviamo poi al secondo tempo con il cross di Puccino per Schneider, con lo stop dell'attaccante trans Alpino e la conclusione che però va sull'esterno della rete. È un Bari quasi irriconoscibile, quello che abbiamo ammirato ieri pomeriggio al Libero Liberati, pressing delle fere con il tentativo dai 20 metri di Falletti e con la risposta di un attento Caprile al 57°. Magnani vede che c'è qualcosa che non funziona sulla formazione biancorossa, quadruplo cambio all'ora di gioco con l'inserimento dell'ex di turno, 41 presenze, 19 reti con la maglia della Ternana nella stagione 2013-2014, Antenucci, Moracchioli, Bellomo e Benali, ma davvero poco da fare in quel del Libero Liberati con la conclusione dell'ex di turno che ha rischiato di replicare al gol dell'ex di Anthony Partipilo, grande risposta di Jannarilli sul sinistro
velenoso di Mirko Antenucci all'82esimo. Grande risposta all'estremo difensore che sigilla il successo ritrovato per la Ternana di Cristiano Lucarelli. 3 punti d'oro per le Fiere per quanto riguarda il sogno playoff. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!